Anche le farmacie contribuiranno a rendere capillare la campagna vaccinale anti-Covid dopo che è stato siglato l'accordo quadro a carattere nazionale. Dal prossimo mese la somministrazione delle dosi nelle farmacie può diventare realtà anche in provincia di Avellino, in contemporanea con l'arrivo del vaccino Johnson & Johnson. Penso che a breve la Regione emanerà delle disposizioni operative e quindi tutte le farmacie della Regione Campania saranno in condizioni di poter vaccinare. Il Governo si è preoccupato di garantire le norme di sicurezza, le modalità operative per garantire al cittadino un servizio di qualità e di maggiore efficienza possibile. La novità più importante è che attraverso le farmacie il Governo ha raggiunto un obiettivo che ritengo sia prioritario per tutti i servizi che dovrebbe erogare ai cittadini, cioè la capillarità e la possibilità di arrivare al cittadino e quindi non far spostare il cittadino dalla propria residenza a altri luoghi per avere un servizio o avere diritto a qualche prestazione. Presumibilmente utilizzeremo il vaccino della Johnson & Johnson monodose e in più ha una facilità di conservazione perché è possibile conservarlo nei frigoriferi che noi normalmente utilizziamo in farmacia e siamo dotati. Manca solo la formalizzazione dell'accordo tra Regione e Federpharma, ma il documento che definisce le modalità operative della seduta vaccinale potrà essere velocemente recepito anche da Palazzo Santa Lucia. L'Istituto Superiore della Sanità ha predisposto l'accesso a una piattaforma e quindi a un corso FAD di specializzazione dove tutti aderiremo e saremo in condizione di avere quelle nozioni particolari, specialistiche rispetto anche ai vaccini che dovremmo usare e quindi in condizione di poter sopperire a ogni necessità nel momento di vaccinare i cittadini. L'adesione è volontaria, però di fatto tutti i farmacisti sono in condizione e sono state messe in condizione di poter esercitare questa operazione di vaccinazione, fermo restando le norme di controllo e di garanzia per la salute del cittadino e degli operatori. Non solo vaccini, le farmacie, quelle che hanno aderito, hanno dato un contributo contro la crisi sanitaria, garantendo anche la somministrazione dei tamponi. L'operazione tamponi è servita anche a prepararci a questo evento delle vaccinazioni. In effetti hanno aderito circa il 18-20% delle farmacie della Regione Campania, però è un numero significativo che ha contribuito alla registrazione e al monitoraggio dei dati